Bentornati alla seconda puntata di A Tu per Tu, la rubrica che, come ormai avrete capito, va a esplorare le vite private dei nostri VIP locali. Abbiamo iniziato con il sindaco Luigi Spagnolli, mentre oggi siamo qui in una location completamente diversa, al Palaonda, negli spogliatoi del Palaonda, con Anton Bernard. Grazie mille per essere venuto. Anton Bernard, che ormai è straconosciuto per una gigantografia enorme e una pubblicità di Sportler che ha fatto impazzire Bolzano, possiamo dirlo? Un po' sì, credo, sì. Allora, noi nei prossimi 10 minuti ci faremo completamente i fattacci tuoi. Quindi devi essere, uno, preparato, e due, dobbiamo tutelarci. Quindi devi giurare sulla foto di Ezzi che direi tutta la verità e nient'altro che la verità. Dirò tutta la verità e nient'altro della verità. Risponderai a tutte le mie domande? Giuro. Giuri? E giuri che mi rivolgerai ancora la parola quando sarà finita questa intervista? Va bene. Non ti farò domande troppo imbarazzanti, ma partiamo dalla fotografia. Allora, quando hai deciso di fare quella fotografia, chi te l'ha proposto? Allora, ho una cugina che lavora allo Sportler, nella sezione di marketing, e mi aveva chiesto che per l'opening del nuovo flagship store in città, in via Portici, ci voleva un modello, direi. E poi mi hanno chiesto di venire e fare questo shooting e io ho detto di sì, perché non aveva granché da fare d'estate, tranne un po' di allenamento a secco. E sì, era proprio un'altra cosa, un'altra esperienza da fare, era molto divertente per dire, anche se all'inizio era un po' imbarazzante essere lì nudo, però era una bella cosa, sì. È una bella cosa che tutta la popolazione bolzanina femminile ha apprezzato, visto che sappiamo che c'era anche una curva di donne nell'ultima partita apposta per te. Sì. Bene. Le mie amiche, io e tutta la mia famiglia abbiamo molto apprezzato. Ma oltre alla fotografia, oltre all'hockey, chi sei in 30 secondi? Allora, ho 25 anni, abito a Caldaro, abito ancora a casa, studio economia e management a Bolzano. Sono motociclista d'estate, anche se adesso è ormai troppo freddo, quindi l'ho messa via. Ho due fratelli, niente fidanzata al momento. Anche dopo la foto? Anche dopo la foto, sì. Strano. È appena uscita, quindi. E niente, i miei hanno mele e uva, quindi adesso al momento sto ancora aiutando alla raccolta delle mele. E sì, basta. Beh, sei super impegnato, insomma. Sì, abbastanza. Quindi non sei fidanzato, però sei alla ricerca? Ancora no, sono single da poco tempo, quindi. Ah, ok. È il momento del divertimento, sì. Va bene. Quindi non ti chiedo se c'è un matrimonio in vista, perché a quanto pare ancora non c'è. No. E oltre ad andare in moto, nel tempo libero, cos'altro fai? Mi trovo con i miei amici, perché durante l'inverno il mio tempo è un po' ristretto, quindi soprattutto d'estate e poi anche l'inverno, se il tempo me lo permette, mi trovo con gli amici, andiamo magari a mangiare la pizza o a bere una birra. Devo veramente sfruttare il tempo che ho con i miei amici, quindi mi dà molto stare con loro e poi la seconda famiglia è lo spogliatoio, è la squadra di hockey, quindi. E sei una grandissima promessa dell'hockey, non solo dell'hockey club Bolzano, ma anche a livello nazionale. Farai questo da grande o la tua laurea ti indirizzerà verso qualcos'altro? Quando arriverà la laurea? Io cerco ben di puntare sull'hockey al momento, l'università sta andando così, cioè d'inverno faccio magari uno o due esami, adesso ne mancano solo 5, quindi fra un anno credo di laurearmi e poi non so, come ho detto vorrei continuare a giocare per qualche anno ancora a hockey, adesso ne ho 25 anni, quindi per altri spero 10 anni che posso giocare, poi sempre salvo se non ci sono infortuni. E poi non ho ancora fatto i piani per il mio futuro. Anche quindi. Perché sei molto giovane, sì. Giustamente. E quando alla tua festa di laurea ci saranno anche tutti i compagni dello spogliatoio? Perché sì, sarà una cosa di assolutamente sì, mi sono invitati. E quando sei a casa invece hai detto che abiti ancora a casa con i tuoi genitori? Sì. Hai una qualche mania particolare, un qualche vizio particolare? Mi tolgo le scarpe quando entro in casa e poi mi tolgo subito i vestiti e mi metto qualcosa di comodo, tipo i pantaloni corti o una maletta. O tipo una cosa del no, genere. No, questa no. E cucini o sei quello che urla, che chiede mamma, è pronto?
No, non sono così, però se sono da solo a casa posso anche cucinare. Ho fatto 4 anni all'estero, okay. Quindi ho anche fatto quell'esperienza e faccio cose semplici, pasta, carne, niente di che. Niente di troppo complicato. No. E quando sei sempre a casa, sei uno che ti piace stare su computer piuttosto che guardare la televisione? Guardo poco televisione sul computer, però neanche. A me piace molto la musica e rilassarmi, e poi quando ho tempo mi trovo con gli amici. E, sì, guardo poca TV. Sì. Facebook invece ce l'hai? Sì. Sei molto social? Non tanto, cioè non è che condivido e faccio i postings, però mi piace Facebook per stare in contatto con gli amici che avevo quando ero all'estero. Mi permette di seguirli un po' e di stare in contatto con loro, e poi è anche comodo per non dimenticare i compleanni. Quindi. È vero, e sei il primo che mi ricorda che bisogna andare tutti i giorni a controllare i compleanni. Sì. E sei credente? Sì. Vai in chiesa, sei praticante? Non più. Per il tempo o per... Anche sì, però dico che... Quando ero piccolo i miei hanno fatto sempre andare in chiesa ogni domenica, e poi se domenica si giocava ho dovuto andare sabato sera, quindi mi sono un po' stufato della chiesa, però sono sempre credente, sì. E Papa Francesco ti piace? Sì. Pensi che potrà effettivamente cambiare qualche cosa nelle radici di questa istituzione o non potrà fare nulla? Sì, adesso secondo me è ben tempo di cambiare qualcosa, però visto che quel raduno che hanno fatto nel Vaticano, sono sempre ancora non molto decisi su tante cose, quindi vedremo, il futuro porterà sicuramente qualche cambio. E i tuoi figli, se mai arriveranno e quando arriveranno, faranno il tuo stesso percorso, ovvero sempre in chiesa, la domenica o il sabato o no? No. Li salvi? Sì. Magari a Pasqua o a Natale li faccio andare, perché mi piace anche andare a chiesa a Natale, okay. Perché è sempre una cosa emozionante, però non bisogna andare tutte le domeniche, secondo me. E a livello politico invece vai a votare? L'ultima elezione non sono andato perché mi sa che ero fuori, quindi... Vado se ci sono, però non mi sono anche stufato un po' della politica, perché ci sono troppi per dire, troppa gente che vorrebbe cambiare qualcosa, però poi non fanno le cose giuste e sì, mi sono stufato. Alle prossime elezioni quindi andrai a votare o? Sì. Sì? Sì, vado. E se un giorno dovessi avere un figlio che ti viene a dire che vuole diventare buddista o induista o di una qualsiasi altra religione, per te sarebbe un problema? Sì, è una domanda difficile. Credo che la religione è sempre una cosa che si dovrebbe passare avanti in famiglia, e se poi lui però dopo 20 anni, dopo 25 anni ha questo desiderio di diventare buddista, per i suoi motivi, qualunque siano, devo anche rispettare la sua volontà, e quindi ovviamente sarà una decisione difficile da affrontare, però alla fine ognuno può fare le sue decisioni e devono anche essere rispettate. E se ti dicesse sono gay? Ma anche quello all'inizio sarà sicuramente molto difficile da accettare, però come ho detto prima, se lui ha questi desideri, devono essere rispettati, e non siamo più nel 1980 dove essere gay è proprio una brutta cosa, che se uno ha questi... ai suoi motivi per diventare gay, devono essere rispettati, assolutamente. Sei favorevole ai matrimoni gay? Sì. All'adozione? Sì. Okay. E all'adozione dei singoli invece? Non tanto,
Cioè, può essere una buona cosa, però visto che anche con i matrimoni dove c'è una coppia, già oggi sono i tempi per i figli sono costretti, quindi come fa uno da solo a educare comunque un figlio solo? Quindi, sì, bisogna farsi in quattro, sì, come si dice. Sarà difficile. L'ultima volta che invece hai fatto una cavolata madornale? Magari ho fatto troppo festa d'estate. Ah, sì? Tipo andare a ballare tutte le sere? Tutte le sere no, però una o due volte alla settimana. Ah, caspita, beh, si vede che c'hai 25 anni, se io ci provo, poi mi trovi a stramazzare al suolo. L'ultima persona invece a cui hai detto ti voglio bene? Ai genitori. E invece, ultima domanda, siamo addirittura ad arrivo. Siamo di nuovo io e te qui tra 10 anni. Cosa sarà cambiato secondo te nella tua vita e in quello che ti circonda? Io spero di aver finito l'università. Speriamo. Poi spero, come ho detto prima, di giocare ancora a hockey, perché a 35 anni non è che sia così vecchio. Quindi giocare per il Bolzano, abbiamo visto degli esempi che hanno giocato fino a 40 anni, quindi vorrei ancora essere lì come giocatore. Se no, sì, vorrei essere sposato, non dico, però avere una relazione con qualcuno e magari anche dei figli. E... 5, 6, 7, una squadra. No, bastano due, bastano due. E, sì, no, è difficile, non è che guardo 10 anni in avanti, adesso mi guardo avanti per 2-3 anni, è quello... il futuro vicino che posso controllare, e poi il tempo cambia molto rapidamente e anche le decisioni, le persone intorno cambiano, e quindi è molto ampio, dico il... Ah, magari tra 10 anni ti troveremo a fare il ballerino classico, cosa ti sai? Benissimo, siamo appunto in chiusura e dobbiamo farti il quiz sull'Alto Adige. Sì. Quindi ti chiedo, quanto è alta la vetta più alta dell'Alto Adige? 3.900 metri, 4.300 metri o 4.900 metri? 3.900. Sei sicuro così? Mi sì. Sicuro? Bravissimo. Heartless. Heartless. Oh, ok, io me ne vado. E... a me non resta che ringraziarti per il tuo grazie tempo, a voi. Grazie mille, sei stato simpaticissimo e gentilissimo. E per quanto invece riguarda chi ci sta guardando, non posso fare altro che rimandarvi alla prossima puntata di A Tu per Tu nei prossimi giorni. Ciao a tutti e grazie ancora per averci guardato.